Firenze, esplosione nella raffineria Eni a Calenzano mentre si caricava un'autocisterna. Due morti, 9 feriti e 3 dispersi. Circolazione ferroviaria sospesa tra Firenze e Prato. Crisi auto, sondaggio U-Trend. Per un italiano su 2 le cause sono la concorrenza cinese e i costi delle materie prime. Ma per il 38% sono gravi le responsabilità delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Siria nelle mani dei jihadisti, Biden, non permetteremo il ritorno dell'ISIS, ma Trump annuncia, non interverremo. Stasera Consiglio di sicurezza ONU. Turismo, 11 milioni e mezzo di italiani in viaggio a Natale per un giro d'affari da 4 miliardi, 9 su 10 resteranno in Italia, ma i giovani prediligono le mete estere. Maltempo, evacuazioni e scuole chiuse in Emilia-Romagna, nubifragio in Calabria, vento forte sul Tirreno. Copernicus conferma, il 2024 anno più caldo di sempre.